Israele accetta una proposta sul numero dello scambio tra ostaggi e detenuti da rilasciare. Secondo la stampa israeliana, la delegazione di Doha ha accettato infatti una proposta di compromesso avanzata dagli Stati Uniti circa il rapporto che dovrebbe essere stabilito fra la liberazione di ciascuno israeliano ostaggio di Hamas e il numero di prigionieri palestinesi reclusi in Israele che dovrebbero essere rilasciati. Ora si attende una reazione di Hamas sulla proposta. Secondo il Jerusalem Post, la delegazione israeliana è stata autorizzata ad affrontare la questione del ritorno di civili palestinesi del nord della striscia. Israele, aggiunge, ha invece respinto la richiesta di rinunciare ad un corridoio terrestre creato a fini operativi e militari nel centro della striscia di Gaza. Intanto il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, durante una visita a Rafah, ha ribadito il suo appello per un rapido cessato il fuoco a Gaza e la necessità che i camion degli aiuti umanitari ammucchiati sul lato egiziano del Valico entrino nella striscia il più rapidamente possibile. Il numero delle vittime però continua a salire. Il Ministero della Salute di Gaza ha pubblicato su Facebook una nota in cui si denuncia che sarebbero almeno 32.226 le persone uccise nel territorio della striscia dal 7 ottobre ad oggi.